Ciao a tutti. Una delle richieste che mi avete fatto sulla mia pagina di Facebook è stata quella di imitare il fondotinta minerale in polvere libera della neve, tonalità tan warm. Io sono riuscita a recuperarne un po' e da questo campioncino proverò a imitare, a clonare questo colore. Di richieste comunque me ne avete fatte tante. E da adesso in poi, come vi avevo già annunciato, cercherò di pian piano di accontentare tutte le vostre richieste. Inizio però dalla clonazione di questo fondotinta Tan Warm della neve e vi lascio alla ricetta per poterlo realizzare ed in seguito vi mostrerò brevemente come fare per realizzarlo. Allora, che dovrò imitare è questo qui. Questo è il fondotinta della neve Tan Warm. È un colore, io vedrei arranciato. È un colore nel quale giallo, l'ossido giallo e l'ossido rosso sono abbastanza equilibrati, cioè non prevalgono uno sull'altro. Inizio a realizzare la base pesando il biossido di titanio, la sericite mica e l'ossido di zinco. Per mescolare userò il grinder, quindi trasferisco tutto in questo piccolo contenitore. E inizio a pesare i pigmenti: l'ossido rosso, l'ossido giallo e l'ossido nero. Di ossido giallo ce ne vuole molto. Poi peso l'ossido rosso. In proporzione ce ne vuole, guardate, molto molto meno. Ed infine aggiungo l'ossido nero e trasferisco tutto nel barattolino. Se non avete il grinder, utilizzate naturalmente il mortaio per il pestello. Mescolate abbastanza. Lo mescolo un altro po'. Ho staccato dalle pareti del barattolino un po' di polvere. Dovrebbe essere pronto. Prendo un pennellino e cerco di raccogliere il prodotto che si è fermato all'interno, qui dove c'è questa specie di lama. Adesso lo devo provare. Questa è la mia prova, quella con il fondotinta della neve. E questa Questo è quello che ho realizzato io. Io ho terminato, è stato un tutorial molto molto veloce. Vi aspetto la prossima settimana con altri tutorial dove realizzerò alcuni dei prodotti che mi avete richiesto, tra cui il fondotinta compatto. Io ho capito fondotinta compatto in crema. Però qualcuno di voi forse mi ha chiesto anche Flat Perfection della neve. Quindi magari io penso di aver capito così, spero di aver capito bene. Vi saluto e vi aspetto alla prossima settimana. Ciao!